Abbiamo giocato buoni 25 minuti, abbiamo smesso di giocare su più 19, mi sembra. Errore di, tra virgolette, diciamo di presunzione forse. E sono cose che ovviamente fanno male perché quando vogliamo giocare abbiamo giocato. Quindi questo ovviamente ci dispiace, dobbiamo in questo momento pensare che le partite devono essere giocate per 40 minuti. Abbiamo giocato 25 minuti, direi questo è il riassunto, direi abbastanza eloquente. Non credo proprio, perché Zarine ha fatto bene, perché James aveva bisogno di rifiatare, perché non possono giocare 40 minuti, quindi questo assolutamente no, magari avessimo perso per quello. C'è stato in generale purtroppo un così, 25 minuti giocati, gli altri minuti, De Roy ha giocato 28 minuti, quasi 30 minuti, e a questi livelli 40 minuti sono impossibili, quindi ti smentisco su questa cosa che assolutamente non è da. Purtroppo magari fosse questo, ma abbiamo giocato solamente 25 minuti. Dobbiamo imparare che le partite, in particolare in Italia, ma anche in Europa, durano 40. Pesaro, è chiaro che vogliamo fare punti in campionato e in Coppa non è compromesso niente perché tanto è un divario stretto, però ovviamente mi scoccia perché abbiamo fatto sicuramente una buona partita per 25 minuti, bisogna giocare per 40. Sì, anche troppo perfetti forse. E abbiamo sfruttato anche bene alcune distrazioni della squadra di casa, degli errori grossolani. Hanno perso diverse palle in fase di attacco loro e abbiamo sfruttato meglio il contropiede rispetto a loro. L'abbiamo detto anche durante la partita, ci siamo accorti di questa cosa. E, al contrario, dopo, quando loro hanno ripreso lucidità e hanno ripreso in mano il bandolo della matassa, non siamo più stati noi capaci di sfruttare i loro errori e alcune seconde opportunità andate completamente in fumo da parte nostra. Qualche gestione di palla migliore forse avrebbe impedito di sprecare dei tiri da tre. Abbiamo visto insomma che la percentuale dei tiri da tre è stata veramente bassa e limitata. Non abbiamo trovato questa sera dei terminali offensivi importanti dalla lunga. Ci ha provato addirittura James a mettere qualche pala da tre in più. Loro sono sicuramente uno dei migliori attacchi in Euro Challenge che abbiamo avuto modo di incontrare e li abbiamo contenuti anche fin troppo bene nei primi due quarti. Poi hanno ripreso il loro strapotere, 56 punti in 20 minuti, se mi vuoi correggere, poi pure comunque, insomma, una sessantina di punti negli ultimi due quarti abbiamo avuto un vantaggio, siamo arrivati con un vantaggio di 10 punti agli ultimi 10 minuti. Loro però sono riusciti a recuperarne 15 in fondo alla fine, perché insomma non hanno vinto, come dicevamo anche prima, né di un canestro in più, di un libero in più, né di un errore e quindi un contropiede in più da parte loro. Hanno messo dei controbreak non eccessivi, ma siccome ne hanno messi molti, alla fine hanno ribaltato completamente un risultato che era inizialmente nelle nostre mani. No, sicuramente bellissimo. È stato bellissimo soprattutto vedere tanti tifosi. Io, come sapete, insomma, per il quotidiano, il nuovo quotidiano di Puglia, mi occupo principalmente di colore, quindi dei tifosi. E mi piace molto vedere che sono sempre così entusiasti, arrivano a flotte, contentissimi. Cerchiamo di non farli andare via scontenti, però via. hanno appeso i loro striscioni. È bello anche vedere che tifano fino alla fine, nonostante insomma, il palazzetto qui ad Aalst si è risvegliato sul finire, perché in effetti all'inizio si sentivano solo gli irriducibili brindisini, i tifosi di casa erano un po' più pacati. Forse poi nel break, la pausa lunga, visto che c'è un bellissimo ristorante, un bellissimo pub, magari hanno brindato un po' e quindi i tifosi di casa si sono risvegliati e hanno avuto anche ragione, visto che insomma il risultato
era a loro favore, quindi l'entusiasmo è rimontato. Eh sì, un qualcosa che sicuramente non ci aspettavamo. Purtroppo qua è un campo dove si poteva perdere, questi sono Alze, viene comunque da non un periodo facile, però era comunque, ricordiamoci che era la prima per punti segnati in Euro Challenge, quindi sicuramente una buona squadra. Noi, non solo io, ma penso tutti, credevamo ormai una vittoria facile alla fine secondo quarto. Poi purtroppo quello che forse non ti aspetti, la testa dei giocatori non era al top purtroppo. Lo stiamo vedendo nelle ultime gare, anche in quella vinta con Astana, ma vabbè, che dobbiamo fare? Non ci sta convincendo troppo il Brindisi ultimamente, dobbiamo essere sinceri. Sinceramente non si riuscì a vedere, però ecco, Bucchi come al solito cerca di spronare i ragazzi come sempre, e oggi non ha funzionato la cura Bucchi, no? E si vede che i ragazzi gli manca quel qualcosa per vincere le partite. Speriamo, ecco, in partite migliori, speriamo che sia soltanto, diciamo, un episodio. Alla fine in Europa siamo comunque, credo, primi ancora, anche insomma siamo tutti là e speriamo di continuare bene in campionato. Ci aspetto partite difficili con squadre che si sono rafforzate. Quindi ecco, speriamo che sia solo un episodio, una squadra che possa migliorare, insomma. Quello sì, sicuramente. E poi comunque vedi realtà diverse, tipo quella del Belgio, come abbiamo visto quella in Olanda, che non sono grandi palazzetti, grandi pubblico, però è sempre particolare, è sempre, diciamo, bello, anche se anche nelle sconfitte, vedere queste realtà cestistiche internazionali, insomma.